Siamo lodati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi. Questa 31esima domenica del tempo ordinario, la liturgia ci invita a riflettere sul duplice precetto della carità, dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. Nell'omelia di ieri sera, che era un po' introduttoria, facevo notare che la prima cosa da fare, prima che mettersi dinanzi a questo doppio comandamento, che poi quello sull'amore di Dio lo approfondirò in questa messa e quello sull'amore del prossimo che riguarda nella prossima, occorre fare un passo precedente, perché la prima cosa che il Signore dice non è ama, ma è ascolta, perché dall'ascolto viene la possibilità che noi abbiamo di conoscere il nostro Signore, e se non conosciamo il nostro Signore certamente non possiamo amarlo. Noi non amiamo uno sconosciuto. Il secondo passo però, dopo l'ascolto, se noi facciamo attenzione al comandamento espresso da Gesù, che è poi una citazione di quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura, prima di dire amerai il Signore Gesù, c'è un'altra cosa: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Allora facciamo attenzione a una cosa, e cosa significa questo? Gesù sta dicendo Dio è l'unico Signore. Signore significa colui che comanda nella tua vita, il padrone del tuo cuore, il centro della tua persona. E ricordate una cosa: quando incontrate qualcuno che dice io sono ateo, voi dovete subito rispondergli tu sei bugiardo, anche se non lo sai, senza offesa, perché gli atei non esistono, perché ogni essere umano ha un Dio, cioè qualcosa o qualcuno che nella propria vita sta al primo posto e per il quale per la qualcosa sono disposto a sacrificare qualunque cosa. Guardate, questa è la prima cosa da farsi, perché il posto, il trono del nostro cuore è bene che ce lo abbia nostro Signore, ma è tutto da dimostrare che ce lo abbia. Voi sapete quante volte Papa Francesco ha fatto delle splendide omelie, esortazioni brevi ed efficaci sugli idoli. Chi c'è nel tuo cuore? Qual è la cosa o qualcuno per cui tu vivi? Può essere una cosa, un idolo che cambia il nuovo del mondo? C'è chi vive per i soldi, un sacco di gente. I soldi, guardate che c'è ragione il Papa, I soldi sono il vero e spesso unico Dio di quasi tutti gli uomini. Qualcuno è proprio grezzo, c'ha i piaceri carnali, il sesso, d'accordo? Qualcun altro gli piace tanto il potere, questi sono i classici idoli del mondo, però noi possiamo averci anche altri idoli che magari sembrano apparentemente più innocui, capite? Si possono idolatrare anche gli affetti più cari, per esempio, capite? Nella vita di un fedele, voi sapete, sono stati tempi martiri, ce non hanno la Sacra Scrittura, che hanno accettato il martirio lasciando solo dei figli, o che hanno accompagnato i figli al martirio. Libro dei Maccabei, Antico Testamento, no? Questo perché? Perché anche dinanzi agli affetti più santi e sacrosanti, guai a chi non ama i figli, o chi non ama il padre, o chi non ama la moglie, capite? Ma il sommamente amato è sempre Dio, perché è al primo posto. Ricordate quando preghiamo il Santo Rosario, il quinto mistero gaudioso, quando Gesù sparisce dalla circolazione senza di niente a papà e mamma, e questi lo ritrovano dopo 3 giorni nel tempio, dice ma Signore mio, la prima di quello dice potevi pure avvertirci che venivi 3 giorni via, no? Ci dice altro, perché mi cercavate? Cioè, perché ha fatto questa piccola apparente marachella Gesù? Per ricordare anche a San Giuseppe e alla Madonna, e quando chiama il Signore lui viene sempre prima, viene prima addirittura anche dell'amore del padre e della madre, perché amerai tuo padre e tua madre, comandamento numero 4, e prima viene il numero 3, e prima il numero 2, e prima il numero 1. E chi riguarda le 3 comandamenti? Riguardano l'amore di Dio. Allora, prima domanda da farsi è: qual è, chi è che regna nel mio cuore? Guardate che c'è questa gente che campa, sapete che cosa? Per la squadra di calcio. Per la squadra di calcio non esiste più niente, capite? La domenica non mi tocca lo stadio, non tocca questo, non è la moglie, marito, i figli, non importa niente di nessuno. Altri si impazziscono presso un hobby. Capite? La gente campa così, gli prende una fissazione a chi gli piace, che ne so, andare a cavallo, a chi gioca a tennis, dice no, non mi tocca più tutto, ma non. Altri stanno tutto il giorno fregati davanti alla televisione, capite? Ce ne stanno oggi, non so quanto tempo a contarli tutti quanti gli idoli che ci possono stare. Allora,
Il Signore dice, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Quindi una volta che tu ti metti in ascolto, apri il cuore e cominci a cercare il Signore, a conoscerlo, vedrai che gradualmente lui diventa sempre un po' più importante, fino ad acquisire il ruolo che gli spetta, che è quello di essere il numero uno. E allora il numero uno cosa è dovuto? Dice Gesù, amerai il Signore Dio tuo, attenzione, con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza. Cosa significa? Con tutto il cuore, tutti quanti noi comprendiamo bene cosa significa il cuore. Dio è il centro della vita affettiva dell'uomo. Affettiva. Cioè, chi di voi ha la moglie e il marito? Sicuramente sarà stato innamorato, se no non si sposa. Quando uno è innamorato non capisce più niente. Io tanti anni fa sono stato innamorato di una creatura umana. Ma avete visto quante volte Papa Francesco ci dice nei confronti di Gesù che cosa deve succedere? Bisogna innamorarsi. Non è proprio esattamente la stessa cosa, ma non è la stessa cosa perché non è una creatura umana, non coinvolge i sensi, ma l'amore verso Dio quando ti prende il cuore, anche se è diverso, supera l'intensità di innamoramento umano. E Dio diventa veramente il centro affettivo. Dicevo ieri sera, abbiamo ripetuto nel salmo responsoriale, ti amo Signore, ma tu gliel'hai mai detto, come dicono a Roma, col cuore, tra poco non fa la comunione, che gli dice a Gesù? E la prima cosa che gli dice è questa, che vuoi dire, Gesù nella comunione sta in atto di amore che si dona totale a noi, no? E c'è soltanto il nostro amore, l'amore assoluto del cuore, di chi ti vuole veramente bene. Amare Dio con intelligenza, che significa non solo applicare la nostra intelligenza a cercare di conoscerlo e comprenderlo sempre meglio, perché Dio lo conosciamo bene, ma anche imparare ad umiliare l'intelligenza davanti a Lui. Quanta gente sta sempre a dire, perché Dio ha permesso questo, perché Dio ha permesso... Cosa vuol dire amare Dio con l'intelligenza? Dice, Signore, io non capisco questa cosa è successa, capisci tu, sia fatta la tua volontà. Questo è un ottimo modo di amare Dio con l'intelligenza. E poi amare Dio con tutte le forze. Cosa vuol dire? Con le forze, capite? No? Una cosa che ti richiede impegno, che ti richiede sforzo. Per esempio, avere il coraggio di testimoniare che siamo cristiani. Tante volte ho raccontato, no? Dice, ma tu te la fai il segno della croce prima che mangi? Sì, però quando mangio la mensa no. Perché poi mi vedono i colleghi e mi prendono in giro. Ecco, che cosa dice Gesù nel Vangelo? Chi si vergogna di me? Io poi mi vergognerò di lui, c'è niente da passare a prendere in giro. Se tu fai il segno della croce prima che te mangi, non è che tu ti devi vergognare, si deve vergognare che non sono fatti della croce prima di mangiare. E quindi se ti prendono in giro, tu fai un atto di fortezza, diciamo, non importa niente, e io mi faccio il segno della croce. Se stai sull'autobus e ti viene in mente, dice, ma c'ho la corona in tasca, mo che faccio durante il viaggio? Anziché sta pensando a un sacco di stupidaggini, dico il rosario, risate ogni tanto, dice sì, io ogni tanto l'ho detto in rosario nell'autobus, però lo dico a me di conto l'Ave Maria con le dita, perché se mi vedono con la corona non mi vergogno, non ti vergogno. Grande testimonianza, fate vedere quella corona in mano, che non soltanto per sfoggiarla come roba, qualcuno che oggi va un pochetto di moda mentre si accorre il rosario anche da parte di chi non funziona, no? Ma avere il coraggio di, non è che uno vuole ostentare, sono modi con cui le nostre energie, no, le nostre forze sono messe a disposizione del Signore. Anche lavorare santamente, onestamente, in obbedienza a Dio, perché Dio che ci ha comandato di lavorare sul pianeta Terra, non stiamo sul pianeta Terra a farci una passeggiata, è amare il Signore con tutte le forze. Ecco, ma tutto questo nasce e cresce se Lui diventa davvero il Dio della nostra vita. Quindi questi sono alcuni esempi di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Ma la domanda fondamentale è Gesù il Dio della mia vita? O nel mio cuore c'è qualche idolo? Se c'è qualche idolo, che faccio? Lascio l'idolo oppure dietro li butto al secchio e cerco di mettere Gesù al centro della mia vita? Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a accogliere il Signore come unico nostro Signore, e che alla sua scuola, sapete che i santi dicono che la Madonna è l'unica creatura che ha adempiuto a questo comandamento in maniera perfetta. Cioè, amare Dio più di quanto l'ha amato la Madonna non è possibile a nessuna creatura. Quindi se qualcuno ha voglia di imparare ad amare un pochino il Signore in tutte queste dimensioni, chieda aiuto alla Madonna, si affidi a lei, perché lei è un'ottima maestra, soprattutto del primo e più importante comandamento. Come si vedrà poi nella prossima media, è anche una grandissima maestra
anzi nessuno è come lei, dell'altra ara del progetto della carità, che era quello del prossimo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.